È stato approvato alla Camera dei Deputati un ordine del giorno a firma del deputato irpino Generoso Maraia, finalizzato ad ottenere il commissariamento di varie opere viarie ed autostradali in provincia di Avellino. Attualmente nella regione Campania la realizzazione di opere viarie di primaria importanza per il territorio è bloccata o fortemente rallentata a causa di sopravvenuti ostacoli di varia natura nella fase esecutiva. Trattasi nel caso specifico, afferma Maraia, dei lavori di realizzazione ancora partiti dalla strada Manna, svincolo di Ariano Irpino, oggetto di accordo di programma dall'anno 2007 ed inserite sulla direttrice Contursi Termoli, nonché dei lavori di adeguamento sul tratto autostradale A16 da anni caratterizzati da rallentamenti ed interruzioni. Nei comuni della provincia di Avellino, soprattutto in quelli della Valle Ufita e della Valle del Cervaro, per di più inseriti in un contesto già problematico sul piano socio-economico ed occupazionale, sottolinea Maraia, è necessario intervenire urgentemente affinché il sostegno alle attività produttive ed imprenditoriali venga garantito attraverso lo sblocco e la velocizzazione di opere stradali ed autostradali fondamentali per il territorio. Attraverso l'approvazione del mio ordine del giorno ho impegnato il Governo ad istituire il commissariamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulle fasi di potenziamento o realizzazione dei tratti stradali statali sulla direttrice Contursi-Grottaminarda Ariano Irpino-Termoli, nonché per le varie fasi di adeguamento sul tratto autostradale A16 Napoli-Canusa nel territorio della provincia di Avellino. Non vi può essere sviluppo socio-economico nelle aree interne della Campania, conclude Maraia, senza il potenziamento delle infrastrutture. Come Movimento 5 Stelle ci impegneremo fino in fondo per questo obiettivo. Buongiorno a tutti e ben ritrovati con noi di Meteo Saitta. Ben ritrovati. Allora Fabio, vogliamo fare un po' il quadro meteorologico a partire da quest'oggi, valevole per il nostro territorio campano? Allora, come avete potuto notare, la giornata è partita comunque con un bel sole, clima gradevole, però attenzione perché tra questa sera e questa notte ci sarà un progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche, dove comunque ci sarà anche possibilità di temporali, specie per le zone tirreniche, e dei rovesci per quanto riguarda quasi l'intera regione. Poi, per quanto riguarda la giornata di sabato, domani, Carlo. Allora, in mattinata avremo gli ultimi residui fenomeni sulla Campania occidentale e costiera. Poi, nel corso delle ore tardo pomeridiane, si accentuerà nuovamente l'instabilità tra le province di Benevento e Avellino. Fabio, per quanto riguarda domenica. Domenica il tempo diciamo che risulterà in ulteriore miglioramento, quasi per l'intera regione, tranne per il Basso Salernitano che farà ancora i conti con rovesci e possibili temporali. Noi ci rivediamo al prossimo episodio. Arrivederci. Il presidente della provincia di Benevento, Antonio Di Maria, sta seguendo con la massima attenzione e viva preoccupazione la situazione degli incendi nelle aree boschive che stanno martoriando il territorio sannita in questi giorni. Molti ettari di vegetazione sono già andati in fumo, oltre al devastante danno ambientale e paesaggistico che peraltro crea le premesse per le frane e gli smottamenti dei versanti, e cioè per ulteriori disastri. Il fuoco ha creato in più di un'occasione pericoli gravi per la pubblica incolumità, perché le fiamme hanno lambito le abitazioni di numerosi centri, tra i quali la stessa Benevento in due occasioni. Il presidente Di Maria ha voluto rinnovare il proprio ringraziamento per quando, in queste ore ed in questi mesi, stanno operando contro le fiamme in condizioni assai difficili ed affrontando rischi seri e concreti. Di Maria, inoltre, ha voluto esprimere la più ferma condanna per chi appicca gli incendi. Non c'è dubbio, infatti, ha dichiarato Di Maria, che la storiella dell'autocombustione che qualcuno si ostina a lanciare in tali circostanze sia un'autentica stupidaggine. Vi sono invece persone che speculano sugli effetti del fuoco e godono nel vedere alzarsi le fiamme. Auspico che le forze dell'ordine e la Procura della Repubblica possano individuare e perseguire chi si rende responsabile di questi gesti criminali. Ai sindaci e ai cittadini dei centri maggiormente colpiti va tutta la mia solidarietà. Di Maria in questo contesto ha anche voluto sottolineare il ruolo che sta giocando in questi giorni la diga di Campolattaro sul fiume Tammaro, affidata alla provincia di Benevento, che la gestisce grazie alla SEA, la propria azienda speciale.
È noto che nei mesi più caldi la diga di Campolattaro svolge ormai da anni un'importante, anzi un'essenziale funzione idrologica e naturalistica, in quanto rilascia un considerevole quantitativo di acqua a valle dell'invaso per consentire il minimo flusso vitale sia dello stesso Tammaro che più a valle, quasi alle porte di Benevento del fiume Calore, a sua volta affluente del Volturno. Ma c'è molto di più, avverte Di Maria. La diga di Campolattaro rappresenta un enorme bacino di approvvigionamento idrico per gli aeromobili impegnati nelle campagne antincendio. Infatti, negli ultimi giorni, l'acqua dell'invaso di Campolattaro è stata prelevata grazie a manovre aeree di alta scuola dei piloti dei Canadair, gli aerei antincendio, per contribuire all'attività di spegnimento del fuoco. Tra martedì 8 settembre e giovedì 10 i Canadair sono tuffati nella diga per oltre 50 missioni, coordinati dalla Protezione Civile.